Elisa Balsamo, non è stata sicuramente un'Olimpiade fortunata per te, però cosa ti porti dentro da questa avventura? Sì, sicuramente la fortuna non è stata dalla mia parte, però alla fine ho vissuto una grande esperienza, molto forte, e ho partecipato alla competizione più importante del mondo, e quindi un bagaglio di positività rimane comunque. Si riparte soprattutto dal quartetto, diciamo prima siamo partiti da un quartetto maschile che aveva ottenuto una posizione simile e poi ha vinto l'oro qui a Tokyo. Voi tra 3 anni, crescendo ancora, veramente potete giocare, avete già dimostrato di essere a un grandissimo livello. Speriamo e lavoreremo sicuramente per questo. Senti, quanti brividi questa caduta di oggi? Anche tu immagino hai risentito un po' del colpo, oltre che fisicamente anche un po'. Cioè, ti sei spaventata, Sì, immagino, parecchio. quando mi sono vista passare il Tiziana sopra è stato abbastanza terrorizzante, quindi non è stato facile ripartire. L'hai parlato poi dopo, ti ha chiesto come No, stavi, no, no? no, non ci siamo parlate. Senti Elisa, dove ti aspettiamo adesso, finita questa Olimpiade? C'è una stagione ancora bella intensa. Sì, ma adesso la cosa di cui ho più bisogno è proprio tornare a casa qualche giorno in tranquillità con i miei cari, e quindi poi dopo deciderò poi il programma da affrontare nel finale di stagione. Racuno ti aspetta, buon viaggio! Grazie.